37esima edizione della Viareggio Cup entra nel vivo. Da martedì pomeriggio ore 15, con un'unica eccezione, Torino-Atalanta-San Giuliano Terme alle 17.30, il prestigioso, il più prestigioso torneo mondiale del calcio giovanile passa alla fase dell'eliminazione diretta. Niente più gironi e calcoli, talvolta da matematici puri, una resta e l'altra esce. Per la serie alla fine ne rimarrà una sola ad alzare la massiccia e bella Coppa Carnevale, che giusto un anno fa di questi tempi vide trionfare il Milan, allora guidato da un certo Pippo Inzaghi. E proprio la prematura eliminazione dei rossoneri di campioni uscenti è stata la vera notizia della prima settimana del torneo, fatale alla squadra di Christian Brocchi la sconfitta nella giornata inaugurale ad opera del PSV Eindhoven, con gli olandesi che peraltro si sono poi confermati con pagine di buon livello. Tra le squadre straniere approdate agli ottavi di finale anche i belgi del Genk e del Bruges. Piatto forte del martedì pomeriggio sarà tuttavia Palermo-Roma, quei rosanieri siciliani che costituiscono la piacevole sorpresa del Viareggio 2015, con alcune individualità di assoluto spicco. Da seguire anche il match di Altopascio, dove la Fiorentina se la vedrà col PSV di qui sopra. Giovedì quarti, sabato le semifinali, mentre l'epilogo è in programma lunedì 16 allo Stadio dei Pini. La volata per il titolo di campione della Viareggio Cup 2015 è già lanciata.